Portiamo il sorriso di Madre Teresa nel cuore, da donare a chi incontriamo nel cammino, specialmente a chi soffre, per aprire orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione e di tenerezza. Papa Francesco si rivolge a tutti, ma in particolare al mondo del volontariato, nelle ultime parole della sua omelia per la messa di canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. 100.000 fedeli arrivati in piazza San Pietro da ogni parte del mondo assistono alla proclamazione della santità della matita di Dio, la piccola religiosa albanese apostola dell'amore gratuito, riversato verso tutti, senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione. Applaudono quando viene portato all'altare il reliquiario che custodisce un piccolo lembo di stoffa macchiato con il sangue della santa e poi quando il Papa ricorda come Madre Teresa descriveva il suo modo di comunicare con gli ultimi. Forse non parlo la loro lingua, ma posso sorridere. La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esistenziali, ricorda Francesco, è anche oggi testimonianza eloquente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Si è impegnata in difesa della vita, proclamando incessantemente che chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più misero. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato. Ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini della povertà creata da loro stessi. Oggi consegno questa emblematica figura di donna e di consacrata a tutto il mondo del volontariato. Lei sia il vostro modello di santità. Penso che forse avremo un po' di difficoltà nel chiamarla Santa Teresa. La sua santità è tanto vicina a noi, tanto tenera e feconda, che spontaneamente continueremo a dirle Madre Teresa. Dopo aver salutato all'Angelus le missionarie e i missionari della carità, la congregazione fondata da Madre Teresa e affidato i volontari e gli operatori di misericordia alla protezione della nuova santa, il Papa incontra i pizzaioli che subito dopo prepareranno il pranzo a base di pizza napoletana per 1.500 persone in difficoltà. Sono poveri in gran parte ospitati nei dormitori delle suore di Madre Teresa in tutta Italia e da missionari e missionari della carità vengono serviti in Aula Paolo VI per un pranzo tutto napoletano offerto da Papa Francesco. Il giorno dopo, sempre in piazza San Pietro, il segretario di Stato Cardinale Parolin celebra la messa di ringraziamento per la canonizzazione di Madre Teresa. La ricorda come un nitido specchio dell'amore di Dio e un mirabile esempio di servizio al prossimo e sottolinea la difesa instancabile e coraggiosa della vita nascente, di quei bambini non nati che per lei sono i più poveri tra i poveri. In lei scopriamo quel felice e inseparabile binomio tra esercizio eroico della carità e chiarezza nella proclamazione della verità. Vediamo la costante operosità alimentata dalla profondità della contemplazione, il mistero del bene compiuto nell'umiltà e senza stanchezze, frutto di un amore che fa male.